Palazzi nobili e illustri, chiese e porte di accesso di Trie, in un libro Gianni Compagnoni ripercorre tanta storia, tanti aneddoti e davvero un patrimonio sulla città di Trie. Perché questo lavoro? Quando ho fatto il lavoro sui borghi più belli delle Marche e per un altro tipo di lavoro che sto facendo ho avuto la possibilità di viaggiare in modo forsennato per tutti i piccoli centri delle Marche e vedevo che dappertutto, se non dappertutto, insomma molto spesso, venivano segnalati i palazzi nobili, i palazzi importanti, i palazzi che hanno fatto la storia di quei centri, e a Trie invece non c'era nulla, per cui questa è stata una curiosità in più per andare a scoprire la mia città, aggiungendo a queste bellezze la descrizione di quello che rappresenta il disegno, l'affresco, la pittura. E poi il passo della ricostruzione storica dei palazzi di chi vi ha abitato, perché poi Trie non si deve mai dimenticare di questi personaggi che hanno fatto la storia della nostra città, perché una parte l'ha fatta la chiesa, ma un'altra parte importante l'ha fatta la parte laica, cioè tutti questi proprietari, questi signori, questi nobili che hanno costruito la parte urbanistica importante di Trie. E diciamo sono riuscito insomma a ricostruire abbastanza bene la storia delle famiglie fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Un grande lavoro quindi che vedrà la presentazione ufficiale sabato 14 luglio alle 17:30 sì. All'hotel Grimaldi ci sarà questa presentazione, la sua presenza anche con altri interventi. Sì, perché ho chiesto aiuto ovviamente, perché il libro io ovviamente dal mio punto di vista lo ritengo molto importante, poi saranno gli acquirenti, chi lo leggeranno, che decreteranno meno la validità di questo lavoro. Quindi ho chiesto anche diciamo, a tre personaggi, diciamo professori universitari, di fare un minimo di presentazione, ognuno per la propria specializzazione. Fraficini per la parte pittorica, perché è un professore universitario di storia dell'arte, Alberto Merigi è stato professore universitario di storia medievale ad Urbino, e Daniele Salvi è un politico, è il responsabile di gabinetto del Consiglio regionale, però diciamo che lui senza conoscermi ha sempre creduto nei miei lavori. Ovviamente non sono uno storico, ne ho la pretesa di esserlo. Io mi auguro che questo libro, questo zoccolo duro, che io faccio dono prima a me stesso e poi a tutti i triesi e nonne, faccia un pochettino da catalizzatore per altri giovani che possono prendere in mano questo lavoro e lo possono implementare, perché poi non, niente è definitivo e niente finisce mai, ecco.